Ed è con noi Lucia Bertolotto, garante dell'imprenditore dello studio CFC Legal, benvenuta. Benvenuta a tutti voi. Stanno arrivando moltissimi avvisi bonari, avvisi di accertamento, possiamo fare chiarezza? Sì, a molti contribuenti sono già arrivati gli avvisi bonari e sono avvisi di accertamento, a moltissimi altri arriveranno. Agenzia delle Entrate sta facendo dei controlli automatizzati a tappeto per verificare se le imposte autodichiarate sono state versate. Se così non risultasse, partono i terribili accertamenti, ossia la richiesta di un controllo formale, ossia la richiesta di chiarimenti sui punti che non sono congrui secondo l'agenzia. Quindi contestazione di crediti usufruiti, compensazioni effettuati, eccetera. L'avviso bonario invece non è obbligatorio. Amen, se vuole, per il reperimento può incaricare la BB Tutela SRLS inviando una mail incarico allegando carta d'identità e codice fiscale a bbtutela@gmail.com o che le irregolarità siano molto rilevanti. È un tentativo di accordo che viene intavolato prima di passare il credito a agenzie entrate e riscossioni, emettere la cartella di pagamento aumentata di sanzioni e interessi quando vengono rivelati errori nelle dichiarazioni e o versamenti. Cosa si può fare quando si riceve uno di questi atti? Allora, la prima cosa da fare è quello di rivolgersi a un professionista sempre. Questi atti infatti possono contenere dei vizi formali o essere basati su supposizioni errate. Intervenendo tempestivamente si possono evitare delle riduzioni delle sanzioni pari almeno al 30% dell'imposta oggetto di accertamento, ulteriori sanzioni e interessi se viene generata la cartella da parte di Ex Equitalia, eventuale annullamento dell'avviso se è stato emesso fuori termine o viziato. Se passa a riscossione, cosa dobbiamo aspettarci? Quando un ente affida a Agenzia Entrate e Riscossioni il credito da riscuotere, viene generata una cartella di pagamento. Con questo atto la Ex Equitalia inizia un percorso per cui può notificare successivamente intimazioni di pagamenti, fermi amministrativi anche su veicoli strumentali, iscrizioni ipotecarie anche su terreni o immobili di cui si è coproprietari in piccolissime percentuali. Possono arrivare anche pignoramenti del conto corrente, dello stipendio, della pensione, conto terzi, delle fatture o fondi che dovevano essere incassati su immobili non prima casa o terreni e possono metterli all'asta, andando a incrinare anche i rapporti con le banche. Come fare a tutelarsi e difendersi quando si ricevono queste aggressioni? Per tutelarsi bisogna affidarsi, ripeto, a dei professionisti, bisogna chiedere la consulenza legale e verificare la presenza di almeno uno degli oltre 73 vizi che annullano il debito per sentenze di Cassazione. Bisogna essere informati, quindi seguire il Talk Show Live che lunedì 7 febbraio alle ore 19 ci sarà il business webinar gratuito per gli imprenditori, da oggi anche in TV su canale Forbes. Per restare informati e aggiornati su tutte le novità, seguici sulla nostra pagina di Facebook e sul canale di YouTube di BB Tutela Servizi e Consulenze, iscrivendosi alla newsletter sul sito www.bbtutela.it, dove potrai vedere tutti i servizi che ti offriamo. Puoi contattarci al 327 69 23 654 o scrivere un'email a info@bbtutela.it. E noi ringraziamo Lucia Bertolotto, garante dell'imprenditore dello studio CFC Legal. Grazie per essere stata con noi, alla prossima. Grazie, mi raccomando, ritirate gli atti perché si possono opporre.